Ecco, mi permetta di iniziare così in modo leggero. Vorrei chiedere al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, se lui la pastiera la sa fare a casa. Buongiorno, sindaco. Buongiorno, io amo mangiarla, ma confesso che non la so per nulla cucinare. La faceva molto bene la mia cara mamma che non c'è più, mia moglie se la cava, ma insomma ci manca la pastiera quest'anno. Vabbè, però questo Ce toccherà facciamo una fare. ragione, manca talmente tanto, mancano gli abbracci, manca la vita, manca tutto, Sì, quindi sì, sì. mancherà Manca anche anche la la pastiera. pastiera. Senta, sindaco, io combatto da giorni un po' la narrazione che vede un popolo indisciplinato, nel senso che purtroppo qualcuno indisciplinato c'è, però leggo anche oggi ultimi dati del Viminale, 229.104 controlli, 9.284 sanzioni, basta fare una proporzione, sono il 4%. Per carità, lo 0% sarebbe l'ideale, però 4% vuol dire che 96 controllati su 100 erano in regola. Ora ci sono però anche delle foto. Anche riguardante Napoli, lei ha detto: ma Napoli ha molte vie strette, vicoli, e quindi è facile, sembra dalle foto che qualcosa non vada. I napoletani come si comportano? Ma complessivamente molto bene, con maturità e responsabilità. Poi, come in tutte le parti d'Italia, e a Napoli alcune immagini sono ancora più lampanti per la conformazione: botteghe una addosso all'altra, vicoletti, tanta gente, con tutta la fatica che ci mette anche la gente a provare a mantenere la distanza sociale, a provare a mettere la mascherina, è difficile. Però devo dire che la città si sta comportando bene. Guardi, anche se finora, e speriamo anche nei prossimi giorni, c'è stato un contagio diffuso, ma non di massa, è perché in questa città, pochi lo sanno, abbiamo cominciato a chiudere le scuole prima del governo, chiudere i cantieri prima del governo e metterci in quarantena prima, anche perché hanno talmente ridotto, lei prima ha fatto sentire De Luca, hanno talmente distrutto la sanità pubblica regionale in questi anni che i veri soldati della resistenza sono i cittadini, alla fine oltre i medici e gli infermieri. Senta, quanti soldi spettano a Napoli per gli stanziamenti del governo e come li distribuisce? Perché è in capo ai sindaci, ovviamente. 630.000 che sono andati nel nostro fondo che avevamo già realizzato, il Cuore di Napoli, Fondo Comunale di Solidarietà. Con questi fondi, insieme ad alcune donazioni private, arriveremo a fine aprile e toccheremo circa 30-35.000 famiglie. Poco, per ora ci accontentiamo, ma se il governo non capisce che bisogna fare un'economia di guerra, non ne usciremo. Ci vuole reddito di quarantena per mettere soldi a chi è rimasto senza soldi e mettere in campo azioni economiche a sostegno del crollo verticale dell'economia del nostro paese, Ecco, oltre che perché mi salvare i faccia comuni, eh. capire, sì, certo, mi faccia capire, 30-35 mila famiglie, cioè ogni famiglia a Napoli, giusto per fare un esempio, quanti soldi avrà? Mediamente, 100 euro, 200, 300? Mediamente andiamo parliamo di quelli proprio senza reddito in assoluto, si va intorno ai 100 euro a settimana, più una quota aggiuntiva nel caso ci sono neonati, che qua sono tanti. La prima famiglia che per esempio si è aggiudicata il bonus è una famiglia di un quartiere di periferia dove erano 8 persone, ci sono altri con molti neonati. Ecco, questa è un po' la caratteristica poi della nostra città. Oltre a questo però abbiamo anche il banco alimentare di mutuo soccorso dove attraverso un numero verde, insieme ai soli, chi ha bisogno di medicinali o cibo, al di là di questo modulo online del Fondo di Solidarietà, può attingere e noi portiamo a casa i beni di prima necessità. Quindi Sì, finora 100 siamo euro a riusciti a settimana? contenere. Per 100 euro a settimana, ma per quanto? Nel senso, alla fine, cioè proprio il totale dei soldi per capire se quanto una famiglia potrà tirare avanti, ecco, con questi Guardi, noi abbiamo soldi. fatto il calcolo in base alle medie che si fanno con le mense, le refezioni e quant'altro. Con questo modo, noi anche con le convenzioni con i supermercati che mettono lo sconto, eccetera, e con la selezione dei generi di prima necessità, noi riusciamo a garantire a una famiglia, diciamo, media di resistere fino a fine aprile con questo fondo di circa 10 milioni di euro. Quindi loro Fino riescono a aprile. coprire le esigenze di base. Certo, non Certo, possono sì. prendere il vino o lo champagne, ma questo è normale. No, no, ma questo sì, fino aprile vuol dire che poi a fine aprile non è che sarà risolta questa situazione, però Esatto. è una pezza messa. Senta, Guardi, io lei prima ha la sentivo di... capito. Anzi, no, chiedo scusa, Sì, prego, prego. prego, prego, no, 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 dico, prima la dica. sentivo parlare, no, della burocratizzazione. Beh, noi Sì, dobbiamo essere più rapidi della criminalità, perché la criminalità è zero burocrazia, tanta liquidità e conosce il territorio. Quindi o Guardi, arriviamo questo prima. no.
Ma questo lei ha anticipato la mia domanda, perché lei è stato magistrato per tanti anni, voglio dire, noi abbiamo parlato con Gratteri settimana scorsa, c'è stato il procuratore Cafiero De Rao qui ospite da Simone Spezia e Maria Latella, cioè la criminalità sa come dare i soldi, sì. Ha soldi liquidi e sa come far vivere le persone. Ora è una battaglia anche per togliere bocche da sfamare alla criminalità organizzata. Lei si è posto questo problema a Napoli? Assolutamente sì, perché noi abbiamo pandemia sanitaria, epidemia sociale ed economica, dobbiamo evitare che andiamo al contagio criminale, quindi dobbiamo essere rapidi, efficaci e veloci. A Napoli ce lo siamo posti e in attesa del governo che faccia il reddito di quarantena, in attesa di quello, stiamo provando ad arrivare nelle case per evitare anche che il disagio reale diventi conflitto, ordine pubblico, e soprattutto evitare che il criminale si presenti col volto buono, dice quanto hai bisogno, 1.000 euro, ecco qua, te do 1.500, poi ci vediamo fra 3 mesi, e questo varrà pure con gli esercizi commerciali, e noi apriamo sala cinesche che non si alzano, ecco perché il governo deve capire adesso questa questione, maggio è già tardi. Perché quando si inizieranno a graduare l'allentamento delle misure, si rischia che il motore non parte proprio se non mettiamo un po' di benzina adesso. Sì, lei l'ha già citato due volte, questo reddito di quarantena ce lo può spiegare, perché non è il reddito di cittadinanza, sì. Non è il reddito universale di Beppe Grillo, spero o non lo so, mi dica lei, insomma, che cosa significa il reddito di quarantena? Ma universale che significa? Dobbiamo dare il reddito pure all'industriale, ma come si fa? È quello, Beppe, allora, Beppe Grillo propone. Io conosco Napoli chiaramente, ma come anche tante città, Napoli è la città dell'arrangiarsi anche, dell'economia del quotidiano, del garzone, questi lavori non ci sono più, quindi reddito di emergenza, reddito di quarantena significa immettere liquidità in tutte le persone che per questa pandemia sono rimaste all'improvviso senza reddito, questo lo può fare solo il governo. Poi ci sono le misure per le attività produttive, commerciali, per i comuni fra un mese alcuni comuni come Birilli crolleranno, e se crollano i comuni crolla il paese, perché non si raccolgono i rifiuti, non si accende l'illuminazione. Il governo questo passaggio ancora non l'ha compreso con rapidità, cioè, ma perché ci vuole uno stanziamento di quanti soldi, cioè non è meglio fare come hanno fatto alcune regioni, a dire partiamo con i test sierologici, vediamo chi ha sviluppato gli anticorpi e può far ripartire il paese, quindi vuol dire riaprire le fabbriche, riaprire gli esercizi commerciali lentamente. Ma questi non sono ancora in grado di darci le mascherine, cioè noi a Napoli stiamo aspettando ancora le mascherine della regione Campania, del governo nazionale, in attesa, noi che siamo un comune povero, lei lo sa perché ci ha seguito in questi anni, noi abbiamo eliminato tutte le imposte, tasse e tributi per tutte le attività produttive fino a fine 2020, perché noi ragioniamo come un'economia di guerra, nell'economia di guerra è il pubblico che deve investire, è lo Stato, sì l'Europa, adesso Conte e il governo si accorgono che l'Europa ci soffocava, ma quando noi sindaci dicevamo che i governi nazionali ci soffocavano, allora o ci mettiamo insieme e capiamo che si riparte in questo modo, oppure fra un po' raccoglieremo altro che morti di coronavirus, che sono tantissime, è una catastrofe, macelleria sociale, sì, politica, licenziamenti, suicidi e via di seguito, si deve intervenire adesso, stanno in ritardo. Senta, le mascherine, lei l'ha citata, ha capito in questo balletto, allora è vero che la sanità dipende dalle regioni, ma lei le mascherine devono arrivare dalle regioni, dallo Stato che dà alle regioni, le dà ai comuni e lei le dà ai medici, cioè ha capito chi biasimare in questo balletto se mancano le mascherine? Io dico in pochi secondi. È stato centralizzato tutto a livello nazionale e attraverso la protezione civile nazionale e le protezioni civili regionali. Dopo 15 giorni dell'epidemia a Napoli siamo resi conto che le mascherine non arrivavano ai medici, non arrivava a nessuno. Ci siamo incominciati ad attivare, pur non potendolo fare perché ce l'hanno vietato, ma a un certo punto di fronte a un'epidemia di questo tipo ci siamo attivati e abbiamo trovato un sacco di aziende campane che le hanno prodotte, la comunità cinese a cui avevamo espresso solidarietà che ci ha dato una mano, e adesso il comune di Napoli, in attesa ancora di quelle nazionali e regionali, si è fatto uno stock di mascherine che, per dire, l'abbiamo data anche ai medici, i medici che non le avevano, i medici di famiglia, e quindi si sono ammalati, che hanno contagiato, è una cosa incredibile, sì, questa, sì. La settima potenza del mondo che dopo 40 giorni, da quasi 2 mesi dall'epidemia, ancora non riesce a dare le mascherine a tutti, poi le ordinanze vanno bene, ma se non tiene le mascherine è un'ordinanza che non serve a niente praticamente. A questo proposito, secondo lei a Napoli bisognerebbe girare con le mascherine? Sa, in Lombardia hanno deciso così, in Toscana hanno deciso così, deciderà la regione ovviamente, ma per lei ci vuole obbligo di mascherina, al netto che la mascherina va trovata ovviamente. Ma io sono favorevole di questi tempi, distanza sociale e mascherine, così usciamo prima da quest'incubo, però ce le devono dare, in attesa che ce le danno noi ce le stiamo andando a prendere in qualche modo.
L'ultima domanda che le faccio è questa: ha sentito Salvini, certo non un politico che lei ama, dire riapri... Non ho capito. C'ho altri amori, dico. Altri amori, va bene. Ha detto riapriamo le chiese per le funzioni di Pasqua. Al di là del fatto che non ci sarà, perché non ci sarà questa riapertura, credo, perché insomma anche suoi politici della stessa parte politica di Salvini hanno detto di no. Lei teme delle processioni di nascosto, qualche messa di fedeli, che insomma è molto sentita la Pasqua a Napoli come in tutta Italia? Teme che ci possa essere qualche processione nascosta? È davvero sorprendente questa illuminazione mistica sulla via Padana di Salvini, che adesso ho visto si è innamorato di corone, di santi e di chiese. Ma io penso che nell'ordine naturale delle cose che le processioni, le messe vadano ancora tenute sospese. Io credo che qui salterà la processione di San Gennaro del 2 maggio, noi ne abbiamo due, una il 2 maggio e l'altra il 19 settembre, ci rifaremo il 19 settembre col patrono San Gennaro, che ci farà sorridere. Adesso dobbiamo stare tutti quanti a casa ancora per un po', io credo fino al 2 maggio, e poi forse gradualmente cominceremo a ritornare verso qualcosa di più normale. Sì. Quindi chiuse. Va bene, sindaco, la ringrazio. Ci faccio sapere come è andata la pastiera, ovviamente, a Napoli. Ci proveremo comunque a mangiarla. Sì. Sai, i napoletani hanno tanta creatività, in qualche modo la pastiera si farà. Si farà. Grazie al sindaco di Napoli. Buona giornata e buon lavoro. Luigi De Magistris.